chissà, alla francese. Va bene, allora vai, partiamo immediatamente con Denise e Tiziano. 21 giugno, si sono sposati proprio nel mese dell'estate. Eccola qua la mamma! Leggi la mamma! Pensavo fosse la... A chi pensavo? Invece non è lei. La sposa io. Ecco, invece qua c'è a sinistra la mamma dello sposo e a destra il papà della sposa. Eccoli qua, eccoli. Che vengono a piedi, signor sindaco, signor Herr Major! Vengono a piedi, eccolo qua. Denise? Tiziano, quanto Tiziano, tempo ascolta, insieme? Quasi 4 anni. 4 anni, avete deciso di unirvi in matrimonio? Oggi? Oggi, il 21 giugno, una data che per noi è significativa. Sì, guarda perché. Primo giorno d'estate. Perché? No, guarda perché. Guarda perché, guarda perché. Eccola qua. Guarda che gioiellino. Allora, senti, eccola la Nicole. Nicole. Quanto tempo ha Nicole? Fa 2 anni ad agosto, Nicole. 2 anni in agosto proprio, bel mese. Bene, ciao Nicole. Intanto ti facciamo un bel saluto e adesso andiamo su e andiamo a vedere. Sorridi vostro... anche tu. Sì. Andiamo a vedere come che dicono di sì, Cesare. Quello che tu... Ascolta, ha detto... Che non scappa il marito, ascolta. No, lo scappa. Ha detto che non scappa il marito, ma non scappa con un gioiello così, Cesare. Come può scappare il marito? Forza. Ma tu dici scappa? No. Ma secondo mai me più. No, mai più. E io gli ho aperto le porte, Cesare, immediatamente, gli ho fatto entrare prima che scappi lui. Assomiglia a Justin Matera un po' la Denise. Difatti è vero. Ecco la mamma, leggimi la mamma, come si chiama? La mamma si chiama Esterina. Esterina, il gioiello svedese, io chiamo svedese, qua è la super svedese, la chiamo io. Sì. Bene, allora adesso andiamo, qua c'è l'ufficiale, civile, assessore Cosma allo sport, è lui che sposa tutti. Ascoltiamo, gli ha detto come state bene, ascolta un po'. Però il bello della diretta è che si chiamano tutti e due Marega. Infatti sì, volevo proprio dirlo. Ascoltiamo. Ed è la signorina Denise Marega. Leggo loro gli articoli del codice civile che riguardano i diritti e i doveri dei coniugi tra loro. Articolo 143. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco della fedeltà. È arrivato anche il sindaco a vedere se tutte le cose vanno a posto. Bene, e qua c'è il Sergio Cosma, assessore allo sport. Ora domando a lei, ascolta. Signor Tiziano Marega, se intende prendere in moglie la ripresente signorina Denise Marega. Sì. Ho sentito. Ha detto di sì, ascoltiamo. Sì, ha detto di sì. Ascolta. E a lei, signorina Denise Marega, se intende prendere il marito, la ripresente signor Tiziano Marega. Ha preso paura, Tiziano. Invece hai visto il finto un attimo di ripensamento. Ecco, guarda che arriva. Aspetta, arriva Nicole perché c'è lei gli anelli, Se vuole lei si sposano, se no no. Eccoli qua, adesso fai attenzione, porta lei gli anelli. Per la mamma e per il papà. Guarda. Fai attenzione, Non li vuole ancora consegnare perché vuole sposarsi lei, Cesare. Attenzione, eccoli là. Ascolta cosa le dice, ascolta. Si sposerà. Sì, si sposerà, ha detto la mamma e il papà adesso. Fai attenzione. Cambio degli anelli. Prego, cambiate gli anelli. Tanto che loro si scambiano gli anelli, dì il nome della mamma dello sposo. Vai. La mamma dello sposo Rita. Si chiama Rita. Bravo perché mi ricordo. Il papà si chiama Sergio. Sergio, ha visto che bell'uomo, Cesare. Sì. Un Richard quello lì, potentissimo ragazzi. E poi c'ha la moglie che si chiama... Esterina. Bravo, di nonni anche, dai già che ci sono. Allora, il nonna della sposa, dai. Yolanda, il Bravo. Nonno della sposa, Francesco. Poi abbiamo il papà della sposa, Sergio, e la mamma, Rita. Speriamo che non venga domani. Ecco qua, vai con l'anello, guarda come che va direttamente. Il papà dello sposo si chiama Nobile. Eccolo lì, benissimo, allora, vai l'anello intanto. Eccolo lì, adesso... Tiziano Marega. E la signorina della Denise Marega sono allora vai il battito, il bacio bellissimo, questi due sposi. Allora io direi, no, diciamo che è una cosa molto importante, no? Che io non ho fatto tantissimi matrimoni, però la mamma il testimone dello sposo, la testimone, sì. È la mamma. Sì. È il bello della diretta che il testimone della sposa è il papà. Pensate un po', guarda una non cosa. Sapevo fosse possibile, evidentemente. Eppure è così. E poi il bello della diretta, salutiamo anche la svedese,
quella che ha detto alle firme. Alle firme, la salutiamo, che somiglia a una brasiliana più che altro, e si chiamano con lo stesso nome, con lo stesso cognome. Ossia Marega. Marega, perciò non occorre neanche cambiare le carte d'identità. Quindi Denise è diventata Denise Marega in Marega. Ecco. E può scrivere per risparmiare Marega 2. Benissimo, che non c'ha problemi. Ecco qua la mamma dello sposo, la signora Rita Marega. Marega, sì. Adesso, andremo a vedere il papà della sposa, il testimone. Bello, ovvero, perché fino a... Sai perché? Perché non possono dire, non è vero, non ti ho comprato, capito? Invece qua c'è il papà che firma. Che perciò... firma, appunto. Ecco ed eccolo qua. Lì, guarda è che giovane bello. Anche il papà. Giovanissimo, caro mio. Eccolo lì, adesso firma anche il grande giudice, attenzione. Il grande Cosma, eccolo lì, se vedi se ti devi sposare, ecco, però dopo come finale il regalo, invece di darti un assegno di 1 milione, sì, ti danno la bandiera. Visto la bandiera italiana? Certo, perché visto che c'è Forza Italia, c'è tutto, sai che c'è i giochi del calcio, gli ha detto, boh, invece di darti 1 milione... Allora se vincono siamo già pronti a sventolare la bandiera. Ti diamo la bandiera, vabbè, ecco, allora andiamo invece col finale, Cesare, guarda che bel finale. Eccoli qua. Guarda che bel finale, Cesare, eccoli qua, guarda che bel bacio. La Nicole sopra che aspetta i genitori, allora vogliamo fargli gli auguri a questi due sposi, sì, giovanissimi, a Denise, a Tiziano e a tutti i loro cari. Esatto, è la grandissima Nicole, guardala lì trasportata dal suo bel papà, guardala lì. Salutiamo. Ciao a e tutta un bacio. La famiglia. Andiamo con la pubblicità e dopo ti dico tutto il resto, via, vai a tendere. Trattoria al Ponte del Calvario da Mirko dal 1956, si trova il Vallone delle Acque a Gorizia. Specializzata in cucina casalinga per matrimoni, cresime, comunioni, feste aziendali, per comitive. Troviamo anche un ampio parcheggio e il parco giochi per i vostri bambini. E poi una bella vasca delle trote, puoi mangiare il pesce tranquillamente appena pescato. E allora saluto Miriam, saluto Davide e tutto lo staff di questo grande trattoria al Ponte del Calvario da Mirko, da oltre 50 anni. Saluto la grandissima Miriam e Davide. Un bacio a tutti. Fine della pubblicità.